Ritornare a quello che eravamo, un paese che accoglieva con il sorriso, si racchiude in queste parole l'amarezza di una cittadina, quella di Civita, che vuole ricominciare ad un mese dalla strage del Raganello, che ha segnato per sempre la sua comunità ed un'Italia intera. Come in un film, diventata base operativa per i soccorsi nelle prime ore dell'emergenza, Civita porta ancora i segni di una tragedia che non si cancella, che resta impressa negli occhi della gente che in silenzio cerca di andare avanti e spera nell'aiuto delle istituzioni. È necessario che incominci un nuovo cammino, un nuovo inizio, perché da quella esperienza si possa trarre attraverso una riflessione attenta le conclusioni necessarie, l'insegnamento necessario perché non si ripeta mai più quello che si è verificato il 20 d'agosto del 2018. La Regione sin dall'indomani è stata vicino al sindaco, alla comunità di Civita. Non abbiamo spento le luci. La Regione c'è e ci sarà con iniziative concrete perché Civita possa ripartire e il territorio del Pollino possa ripartire. La comunità è stata vicina a tutti i familiari delle vittime. Questo paese è famoso per la sua ospitalità diffusa e per il suo senso di appartenenza. Lo ha dimostrato in tutto questo mese. Lo dimostrerà in futuro. Bisogna ripartire, ripartire col senso di rispetto, col senso di opportunità che questa comunità negli anni si è creata. È un augurio che mi faccio e faccio la mia, ai miei concittadini, quelli di tenere la testa alta. E come qualcuno mi ha detto a me, standomi sempre vicino, mi ha detto: Babbo, sono orgoglioso di te. Comunque vada, sono orgoglioso di te. Io lo dico ai miei cittadini, andiamo avanti che sicuramente ci sarà la possibilità di riprenderci.